un atto di coraggio, nessuno trionfalismo. L'abbiamo pensato in 3 anni, uno sviluppo per forza lento. Dobbiamo convincere di nuovo i dealer internazionali che venire a Venezia è conveniente, ma soprattutto lo è anche per le persone che sono già in barca, che spesso appunto sono le varie marine dall'Adriatico, dalla Croazia a tutta la costa italiana. Lo invitiamo a venire a Venezia per vederla, per farla vivere, per vivere assieme a noi la gioia, la festa del popolo del mare che si trova nel Salone Nautico di Venezia dal 18 al 23 di giugno. Il Salone Nautico di Venezia sbarca a Düsseldorf in occasione della 50ª edizione di BUT. È stato il primo cittadino Luigi Brugnaro a presentare l'iniziativa, evidenziando come l'amministrazione abbia deciso di finanziarla anche per i prossimi anni. Il Comune ha deciso di finanziare e di agevolare tutti quelli che vogliono venire a presentare le loro barche, la costruzione, i cantieri che decidono italiani, stranieri, internazionali, perché uniamo l'industria nautica all'arte e alla vitalità di una città che è stata presidio occidentale per tanti anni e vuole continuare a essere del mare Adriatico, del Mediterraneo in generale. Nel logo del Salone Nautico si è volutamente richiamato il leone della Repubblica Serenissima e la Quinta di Venezia. Se San Marco era il cuore politico, Rialto infatti l'anima commerciale, ha dichiarato Brugnaro. L'arsenale non è stato solo luogo militare e porta d'acqua della città, ma ha simboleggiato il presidio occidentale della nostra cultura e della nostra Europa. Lì si sono costruite le navi per la storica battaglia di Lepanto.